voglio provare una cosa, se mi ricordo ancora come si fa. Sono bloccato, non posso scendere. È troppo alto da qui. Chiamo la polizia. Chiamo la polizia, per favore. Non so come fare a scendere da qui. Polizia, senti, aiuto. Aiuto. Si è messo lì su e non riesce a scendere. Prego, uccidi questo vecchio. E mettere la volante in modo che lei ci salga sopra. Fate in fretta, ho paura. Che foggia con me, ok. Faremo piano piano e delicatamente. Che succede se casco di sotto? Davanti a me deve cadere. Uno, due, tre. No signore, così però no, questo è sempre possibile. Ok, facciamo male un primo soccorso, ok? E cos'è che gli fa male? Mi fa male qui, proprio qui sotto. Signore, lì metterò i guanti per questa operazione. Signorina, le piacciono le mie ciabatte? Sì. Molto, signore, molto, okay. Le fa male se le tocco? Oh, che male. Ma soprattutto mi fa male qui. Ma mi faccia sì. Fa caldo qui. Fa caldo. Stai morendo, no? Fatemi i maccheroni. Aspetta, io c'ho una Red Bull, non la vuoi? Ce li metta pure nelle mutande. Mi sento già molto meglio. Grazie, grazie. Molto gentile. Molto, molto. Come ti permetti a parlare così con tuo nonno? Adesso ci penso io a te. Ecco, vieni con me che nonno ti deve dare le... Signore, posso colpire la pugna in maniera immediata? Ecco, come che dice questo? Questo è il mio impastatore per la carne. Cosa volete? Perché mi... Signore, dove ha comprato quell'arma? Sa che deve seguire con noi in centrale. Mette i polsi davanti, lei momentaneamente è in resto del possesso di arma illegale. Come c'è? Illegale, giovanotto? Mi avevi... che cavolo, ma come in arresto? Mi tolga subito queste cose. Le tolga subito. Sti garetti. Io fermo. Non mi costringa ad usare la porta. Devo andare a fare la spesa. Non mi tocchi, altrimenti la denuncio alle autorità giudiziarie competenti. Ha capito? Mi dovrei sentire sicuro con voi. In città invece mi sento solamente preso in giro in questo modo. Come si permette a puntarmi quella cosa in faccia, eh? Un tempo non sarebbero mai successe queste cose. Non sarebbero mai successe cose del genere. L'arresto è dovuto al possesso di un'arma illegale. So. Leggero. Il tirapugno è un'arma illegale. Aiutatemi, mi hanno portato qui contro la mia volontà. Voglio subito un avvocato. Voglio il risarcimento dei danni. Cioè, sei stato a testa di cazzo anche tu che hai tirato fuori il... Voglio i danni. Permesso? Oh, che bel posto questo. Guarda che bella cella che è questa. Qui dove si mettono i criminali. Questo non mi include, ovviamente. Perciò penso che andrò via. Potrebbe cortesemente aprirmi la porta? Come no? Non pensavo fosse illegale il tirapugni. Potrei quasi abituarmici. Questi letti sembrano molto comodi. Mi senti? Sì, chi è che parla? Chi è che parla? James, dell'altra cella. James, ti provo a vedere col binocolo. Ti vedo col binocolo, James. Hanno messo questa roba addosso. Questi vestiti... puzzano di schifoso. James, come ci sei finito qui dentro? Vieni a mangiare, James. Qui c'è del cibo in quantità. Giovanotto, 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 giovanotto. Salve, salve, giovanotto. Salve, giovanotto. Sono tornate quelle pistole giocattolo da regalare a mio nipote. Purtroppo non ancora. Ma quanto ci vuole per queste pistole giocattolo? Mio nipote ha fatto il compleanno già tanto tempo fa. Ha un consiglio per un regalo migliore, cari. Una bomba a mano. Un coltello giocattolo, una bambola gonfiabile, qualcosa del genere. Una bella fotocamera, così. Una fotocamera. Questo martello farebbe proprio il caso mio. Abbiamo gli ultimi anelli di Polaroid, $10,000 l'uno. Un ultimo anello proprio. Stampa digitale, però no. Una bella scacchiera allora. Quanto verrebbe a costarmi una scacchiera? $500. Perché non mi fa un bel regalo? Ci posso giocare al centro anziani con gli altri amici delle bocce. Vero signore? Lei anche conosce i ragazzi delle bocce? No. Deve dire di sì. Ah sì, sì, li conosco. Ecco, anche il ragazzo qui conosce i miei amici delle bocce. Vede? Sì. In cambio le darò un abbraccio da nonno. Questo sì che è fare business. Come mettere lì, non mette la scacchiera all'interno e poi gliela pago io. Questo è un binocolo. Se io lo infilo e gli chiedo se mi fa... Mettiamo sulla cassa. Lei è molto generoso, signore. Grazie mille per questo regalo. Anche il binocolo è regalo? Tutto regalo, grazie. Mi affido alla sua gentilezza, signore. Non ci sono più i ragazzi generosi come una volta. Lei si vede che è proprio un bravo ragazzo. Molto bene. Venga qui che le do un bel abbraccio.
Io non sono mica per queste cose. Pensavo che lei volesse un abbraccio. Invece, guarda che mi tocca vedere alla mia età. Siamo arrivati. Grazie, giovanotti. Che mi hanno... signor Guido. Un abbraccio non si rifiuta mai. Mi manca un po' mio nonno, capisce? Capisco. Che cavolo, grazie. La signora si è fatta male. Oddio mio, e che tragedia, la signora. Dobbiamo nascondere tutte le prove. Ecco, nascondiamo le prove. Non farlo, no. Adesso dobbiamo finire il lavoro. Finiamo. Avete finito il lavoro? Ti dammi un abbraccio. Dobbiamo nascondere le prove. No, è l'Alzheimer. Qualcuno deve finirlo il lavoro. Nonno, sto chiamando la polizia. Chiama la polizia, gli dirò come ha investito questa ragazza. Non sono stato io. Chiamate la polizia. Aiuto. Ho fatto questo vecchio investirti. Sì. Bastardo ringallo zedo. Io non ho fatto niente. Guardi, poliziotto. Aiuto. Questo uomo ha investito due ragazzi. Aiuto. Ha investito due ragazzi. Ad accusarmi di cose. Ha investito questi due ragazzi. Abbiamo le prove. Ha iniziato a accusarmi. Io chiamato la polizia, quindi io spiegherò quello che è successo. Ero tranquillamente qui a passeggiare quando a un certo punto ho sentito un botto fortissimo. Ho visto quel ragazzo lì, scendeva dalla macchina dopo aver messo sotto quelle due ragazze. Si avvicinava a me dicendo: nonno, dammi un abbraccio. Poi ha cercato di nascondere le prove. Spostava di continuo il corpo di quella povera ragazza. È una tragedia. Bene, adesso faremo un attimo l'analisi del caso e vedremo la situazione. Grazie, Giovanni. Devo farmi giustizia da solo. Fatto, nonno. Bravo ragazzo. Devo nascondere le prove. Maledizione, ma il tizio con il casco nero ha fatto fuori questo ragazzo. Che pazzia in questa città, che pazzia. Portiamo in un posto sicuro. Aiuto. Dove signore, sarà? Dove ferma, sarà? Signore. Mi può dire dov'è l'ospedale? Signore, deve lasciare il ragazzo dove era prima. Un momento giusto per andare a fare una bella passeggiata. Signore, è veramente bella. Passeggiata non si fa in macchina. Arrivederci. Lei vuole rimanere in vita? Come dice? Lei vuole rimanere in vita? Mi sente? Oh. No, ma che cazzo fai? Questo è morto. Chi è che parla? Chi sei tu, giovanotto? Adesso te lo dico io chi sono. C'era un giovane che ti dava fastidio. Ah, sì, me lo ricordo. Quello con i rasta. Era bruttissimo. Esatto. E poi ha fatto una brutta fine. Quel ragazzo con il casco. Con il casco nero si è fatto giustizia. Ero io. Adesso lei, per ripagare il favore, mi dà $5,000. E perché mai, signore? È perché io le ho fatto questo favore e lei adesso me lo ricambia. Bolivia! Schifoso, voleva i soldi. Schifoso, maledetto, che non è altro. Vado subito a mettere i soldi a posto. Molto bene. Adesso, dove avrò messo la mia macchina? Signore. Mi fa male tutto. Voglio un risarcimento. Chiamate la polizia. Ma se la polizia sa com'è andata, non glielo dà il risarcimento. Voglio i soldi per le cure. Ma se lei ha attraversato la strada saltando in bicicletta? Non è vero, mi ha investito. Se solo qualcuno mi potesse dare da mangiare. Quindi lei sta facendo tutto ciò per del cibo? Sì. Potrebbe mettermi uno di quei cerottini di Pikachu, per favore? Sì, ce lo dovrei avere qui in tasca, aspetta. Meno male che c'è lei, giovanotto. Tutto bene, giovanotto, grazie. E invece questo costumato maledetto che mi ha investito, maledetto schifoso che non è altro. Ehi, la mia auto, scendi. Subito. È la mia auto, è la mia auto, è la mia, è la mia macchina auto. Questa ho detto di scendere, la mia scenda auto, scenda subito dalla mia macchina. Ecco, adesso gliela schianto questa macchina maledetta. Prendo tutti i pali, prendo tutti i pali della città finché non la rompo. Questa schifosa macchina, adesso gliela scasso tutta. Via, scassiamola tutta. E uno, e due, e tre. Aia!
Molto bene, problema risolto. Cosa stavo facendo? Non mi ricordo più.